The New Stories. La tua informazione libera. Poco meno di 6 mesi fa, Diletta Leotta e Loris Carius si giuravano amore eterno sull'isola di Vulcano, regalando ai fan una delle nozze più romantiche dell'anno. Tuttavia, sembra che la loro felicità coniugale sia già stata messa alla prova. A lanciare l'indiscrezione è il giornalista Gabriele Parpiglia, che, tramite il suo profilo Instagram, ha rivelato di aver ricevuto informazioni da una fonte vicina alla conduttrice di DAZN. Secondo quanto raccontato, la coppia starebbe attraversando una crisi matrimoniale. Parpiglia ha specificato che la coppia potrebbe aver preso una pausa di riflessione. Il motivo? Il portiere tedesco, Loris Carius, avrebbe scoperto alcuni messaggi che Diletta Leotta avrebbe scambiato con un altro uomo. Una rivelazione che, secondo le fonti, avrebbe spinto Carius a chiedere un periodo di separazione per riflettere sul futuro della loro relazione. Attualmente, Diletta e Loris si trovano negli Stati Uniti, precisamente a Miami, per un evento sportivo a cui la conduttrice ha partecipato con i suoi colleghi di DAZN. Non solo un impegno professionale, ma anche un'opportunità per cercare di ricucire il rapporto. Parpiglia ha aggiunto che a Milano si vocifera ormai da tempo della crisi tra i due, con alcuni esperti di gossip, come Fabrizio Corona, che avevano persino previsto la rottura imminente. Nel dettaglio, Parpiglia ha spiegato che una fonte molto vicina alla coppia avrebbe svelato che Diletta avrebbe confidato solo alle amiche più intime di aver interrotto la corrispondenza con l'uomo misterioso dopo la scoperta di Carius. Questo tentativo di rimediare alla situazione sarebbe stato il passo per tentare di ristabilire l'equilibrio matrimoniale. Nei giorni scorsi, durante la presentazione legata alla FIFA Club World Cup a Miami, Diletta Leotta ha scelto di prendersi una pausa dalla sua agenda lavorativa per trascorrere qualche giorno di relax con il marito. Tra mare, cene romantiche e passeggiate, sembra che i due stiano cercando di ricostruire il loro rapporto. Del resto, la coppia ha una figlia, Aria Rose, nata il 16 agosto 2023, un amore che resta al centro delle loro vite, e forse l'occasione giusta per ritrovare la serenità coniugale. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.